Okay. Procediamo per l'appello, buonasera. Allora, Daniello Vito Leonardo, La Balestra Michele, Gasparre Giuseppe, Galante Adelaide, Borracci Maria Rosaria, Stasolla Caterina Assente, Natale Marco, Antonicelli Giuseppe, Gasparre Giovanna Maria, Marinelli Vito, Pavone Mariangela. Prego, Presidente. Prima. È questo? Ok. Prima di iniziare i lavori del Consiglio Comunale è doveroso da parte mia fare gli auguri non solo da parte mia ma anche dal Sindaco, dagli assessori, dai consiglieri comunali di maggioranza e credo anche quelli di minoranza se lo vorranno, fare gli auguri all'amico Marco Natale per la sua elezione a consigliere provinciale. Sono certo e sono convinto che la sua esperienza politica e amministrativa, il suo impegno continuo e costante, la sua visibilità possa dare una sterzata, possa dare un grande impulso a contribuire, affrontare e risolvere le varie problematiche del territorio provinciale. Mi permetti di dirti una cosa, cerchi anche di curare il nostro territorio, che ha molto, molto di bisogno. Auguri e buon lavoro. Ha chiesto di intervenire il capogruppo Vito Marinelli. Prego, consigliere. No, anche noi ci uniamo, insomma, e facciamo le auguri, a prescindere da quelle che sono le posizioni politiche, facciamo gli auguri al neo consigliere Marco Natale, affidandogli già insomma un incarico e quindi una responsabilità, perché è inutile che ci vogliamo nascondere, abbiamo delle difficoltà sul nostro territorio che attengono a quelle che è la viabilità per giungere a Castelnuovo Marina. In tutto questo tempo ci sono stati diversi rimbalzi di responsabilità tra i vari enti, comuni, province, senza comunque uscirne mai a capo di una situazione. Purtroppo la provincia di Taranto lo scorso anno insomma è stata attraversata uno scossone insomma non indifferente, e quindi il commissario che ha subentrato, sappiamo bene che i commissari non fanno altro che assolvere a quelle che vuoi o non vuoi alla normale amministrazione di Ruti senza prendersi delle responsabilità. E allora io credo che ora insomma questa amministrazione, atteso che ha un rappresentante pure di maggioranza, non può insomma non battersi sin da ora, e noi anche dall'opposizione, per quelle che è la nostra parte, la nostra responsabilità, faremo altrettanto. Quindi insomma all'augurio unisco pure un appello, che è quello di vedere quanto prima possibile di sistemare questa situazione che sta creando notevoli disagi per questa comunità. Grazie consigliere Marinelli. Ha chiesto di intervenire il capogruppo Giuseppe Antonicelli. Prego. Grazie Presidente. Io in qualità di capogruppo di questa maggioranza, ma soprattutto e anche aggiungo come esponente del partito di Forza Italia, riconosco quella che è stata questa grande vittoria da parte del nostro partito Forza Italia, riportando circa il 43% come risultato elettorale e attribuendo al Presidente Martino Tamburrano oltre il 64%. Questo dopo un lungo periodo tumultuoso che è stata quella della provincia di Taranto, dove uomini che si sono identificati in questa lista
hanno saputo dare un grosso contributo, un grosso supporto a quelli che sono le problematiche attinenti alla provincia, venendo fuori da esperienze locali, tra cui il nostro candidato e oggi consigliere provinciale Marco Natale, sapranno ben portare il loro bagaglio di esperienze già cresciuto in quelle che sono state le esperienze amministrative. E siamo più che convinti che saprà dare il suo grosso contributo guardando la provincia non nel limite territoriale di quello che è il confine di Palagianello, bensì partendo da Ginusa arrivando ad Avetrana, poiché in passato abbiamo visto assessori o consiglieri provinciali lavorare e contribuire alle proprie realtà, alle proprie rotatorie, tant'è vero basti guardare il versante orientale, erano lì concentrati da Grottagli in poi la maggior parte degli assessori, questo versante era sempre un po' trascurato, soltanto piccoli esempi abbiamo. Quindi perciò sono convinto che adesso oggi possiamo guardare ben oltre i confini provinciali, quelli che sono del nostro comune, e sono convinto che il consigliere Marco Natale saprà ben rappresentare il proprio comune e l'intera provincia. Caro Marco, tanti auguri e sappi che noi siamo stati al tuo fianco durante la campagna elettorale, ma lo saremo anche durante il tuo mandato di consigliere provinciale. Auguri ancora. Ci sono altri interventi su questo? Non ci sono interventi. Prego, consigliere. Grazie, Natale. Presidente, che a nome dell'intero Consiglio Comunale, quindi a nome del sindaco, di tutti quanti, il capogruppo del PD, il capogruppo di Forza Italia, mi avete rivolto gli auguri per questa nuova carica che mi è stata conferita. Sicuramente le responsabilità sono tante, mi sforzerò di fare del mio meglio, di rappresentare al meglio il nostro territorio, così come ha detto il capogruppo, perché la carica che rivesto è per l'intera provincia. Però per quelle che sono le problematiche che ormai da anni hanno in qualche modo segnato in maniera negativa il nostro territorio, saranno da subito affrontate. Già ieri ho avuto un incontro con i responsabili per quanto riguarda la viabilità stradale, per quanto riguarda la strada provinciale 14. Io comprendo anche quelle che saranno le aspettative di tutti, ma non è di certo semplice e facile in brevissimo tempo poterle affrontare, ma l'impegno sarà tutto. Non abbiamo trovato il bilancio, quindi nelle prossime settimane approveremo anche il bilancio e quindi da quel momento in poi inizieranno i primi interventi di messa in sicurezza della strada provinciale 14. Di concerto con il Comune di Castellaneta, di concerto con la Regione Puglia e con gli altri enti interessati, affronteremo in maniera più seria e più incisiva la problematica del ponte fiume lato, quindi con i vari enti, con l'autorità di bacino, per poter porre fine ad una questione che ormai da anni ha messo in ridicolo il nostro territorio con tutte le grandi difficoltà che puntualmente e quotidianamente i nostri cittadini, i nostri agricoltori sono costretti ad affrontare. Questo per quanto riguarda le problematiche, quelle che voglio dire sono le più evidenti. Per quanto riguarda invece una programmazione un po' più ampia, inizieremo subito a toccare le tematiche che riguardano l'occupazione, la questione di Isola Verde, la questione del porto e quindi si inizierà a parlare in termini di sviluppo della nostra provincia. Ringrazio nuovamente tutti quanti e spero di poter onorare al meglio l'incarico che mi è stato conferito. Grazie. Grazie consigliere Natale. Devo fare un'altra comunicazione. È pervenuta in data 28 luglio 2014, nota da parte dell'ingegnere Pietro Alessio Nardelli, nella quale la stessa dice: per sopraggiunti motivi di natura personale mi impediscono di prestare servizio presso il comune di Palagianello. Io all'ingegnere Nardelli le dico a nome della maggioranza
che il lavoro che lei ingegnere ha fatto in questi anni che ha prestato servizio in questa comunità è stato un lavoro eccellente, è stato un lavoro che giorno dopo giorno lei ha dato il massimo alle richieste sia della maggioranza dell'esecutivo sia alle problematiche che investivano questo paese. La sua professionalità in merito è di un elevato tasso di impegno. Spero che questo rapporto professionale, a prescindere dalle sue dimissioni, questo rapporto professionale continua perché è molto, molto, molto importante. Auguri, ingegnere, per il prosieguo della tua attività, della tua vita professionale. Grazie, ingegnere. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Iniziamo i lavori del Consiglio Comunale. Primo punto, approvazione programma opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014. Ha chiesto di intervenire il sindaco. Prego. Grazie Presidente. Come si è potuto vedere dalla proposta di delibera di Consiglio Comunale, all'interno della proposta ci sono alcuni interventi che l'amministrazione da tempo si prefigge di conseguire. E alcuni sono in attesa che vi siano appunto misure di finanziamento o apporti di privati, mentre c'è un intervento che riguarda l'efficientamento energetico negli edifici scolastici, di cui ne abbiamo già parlato in altre sedi, di questo 1.600.000 euro che interesserà le nostre scuole. Quindi questo piano è stato già approvato con delibera di Giunta Municipale e oggi lo ratifichiamo in Consiglio Comunale così come prevede la legge. Chi chiede di intervenire? Prego, consigliere Marinelli, ha facoltà di parlare. Grazie. No, niente, io ho dato un'occhiata alla delibera. Cioè, una cosa che non ho visto, non so se la progettazione non è competenza del Comune, ma non ho visto nell'elenco il cavalcavia per quanto riguarda la questione Monte d'Oro. Cioè, quindi, siccome se ne abbiamo parlato in diverse circostanze, siccome si sono assunti degli impegni chiari e precisi, siccome insomma ci sono degli impegni anche di istituzioni insomma sovracomunali, allora il dubbio non lo so se è competenza dell'ANAS, quindi non rientra nell'ambito della nostra programmazione, oppure se il Comune, essendo comunque titolato all'approvazione del progetto, perché comunque è una questione comunale, dovremmo necessariamente approvarlo in Consiglio Comunale, quindi doveva quantomeno essere inserito. Cioè, poi un'altra questione che voglio sollevare è che ha insomma una certa attinenza per quanto riguarda la questione del patrimonio, quindi pubblico. Noi come gruppo lo scorso luglio abbiamo fatto una richiesta al sindaco di declassamento di una strada provinciale, quella che appunto dalla rotonda di Sant'Antonio procede verso la SP14. Siamo dispiaciuti di non aver avuto nemmeno una risposta da parte del sindaco, dell'amministrazione.
Quindi quantomeno, non dico l'impegno a questo, ma una benché minima risposta sarebbe dovuta pervenire e non è pervenuta. Riconoscendo che quella non è una richiesta che è stata fatta perché è comoda al Partito Democratico, è una richiesta che è stata fatta perché partorite da diversi incontri che sono stati tenuti in quella zona e si è verificato che effettivamente quel tratto di strada deve essere messo in sicurezza. È l'unico modo per poterlo mettere in sicurezza, quindi per potervi porre tutta una serie, insomma, di condizioni che il codice della strada consente, l'unica strada è quella di declassarla da provinciale a comunale. E qui sono passati 4-5 mesi, noi non abbiamo avuto nessuna risposta, ma ripeto, poteva anche non pervenire risposta. Se non pervenendo risposta comunque ci fosse stato un benché minimo impegno da parte dell'amministrazione, comunque sarebbe stato quantomeno gradito. Ma ripeto, ma non è una questione di ordine personale, è una richiesta che è partorita a seguito di sollecitazioni che sono state fatte da parte dei cittadini. Quindi io dico che la questione delle opere pubbliche non deve essere qualcosa che noi dobbiamo confezionare perché dobbiamo venire in consiglio comunale, perché capiamo bene le difficoltà che oggi si incontrano nell'andare a contrarre dei finanziamenti, capiamo bene tutto quello che ci sta, ma ci sono insomma delle piccole cose che possono essere risolte senza necessità di investire, senza necessità magari di sforzarsi più di tanto, e di fronte a tutto ciò noi vediamo un'inerzia. Cioè, quindi quantomeno avremmo voluto capire le ragioni per le quali non si è fatta nessun tipo insomma di proposta, di risposta. E ripeto, anche in questa circostanza l'impegno dell'ANAS esiste, non esiste, c'è una responsabilità a questo punto da parte della Regione, atteso che comunque la Regione ha preso degli impegni sacrosanti in questa comunità, e quindi ancora quella porzione di territorio e quindi quei cittadini vivono un disagio che insomma è sotto gli occhi di tutti e che si sta trascinando da anni. Quindi noi come gruppo quello che chiediamo all'amministrazione è quello di fare fronte alle richieste che vengono dei cittadini. Poi è normale, c'è anche insomma l'intuito politico che non deve mancare, ci deve essere, però ripeto, sono atti e fatti che noi abbiamo chiesto da diversi mesi, allo stato di oggi non c'è stata data nessuna risposta. L'avremmo gradito in senso di correttezza reciproca, in un dialogo teso insomma allo sviluppo del territorio, però di fronte a una richiesta scritta, fatta in maniera seria, garbata, e che comunque non poteva non trovare accoglimento, restiamo in tutta sincerità sbalorditi della indifferenza che abbiamo ricevuto. Grazie consigliere Marinelli, ha chiesto di intervenire il sindaco, prego. Sì, andiamo innanzitutto per gradi e per competenze. Allora, innanzitutto per quanto riguarda la passerella che deve essere costruita sulla statale ANAS, non è competenza del Comune e noi siamo ancora in attesa sia del progetto da parte dell'ANAS, sia, non dico che devono entrare nelle casse comunali, ma sia anche dei soldi che presumibilmente, forse, la Regione Puglia dovrà mettere a disposizione per la costruzione di questa passerella. Che sia ben chiaro, la competenza a presentare i progetti, la progettazione di tale passerella è dell'ANAS. I soldi li dovrebbe mettere la Regione Puglia. Quindi da parte del Comune di Palagianello competenza non c'è. Anzi, l'unica competenza che avrà il Comune di Palagianello è quella di portare in Consiglio Comunale l'approvazione di quella progettazione. Così come abbiamo fatto quando ci sono stati i lavori per l'allargamento della Statale 7 e per la costruzione delle tre rotatorie. Sulla provinciale 14 non voglio entrare in polemica perché la storia è lunga, la conosciamo, tutti abbiamo gli stessi obiettivi a quanto pare, quindi chi conosce la storia dei nostri interventi sa quante volte siamo intervenuti in seno alla provincia che è competente su quella strada e sia in seno ad altre situazioni. Oggi possiamo alzare di più la voce perché oltre ad avere Marco Natale consigliere provinciale c'è anche l'assemblea dei sindaci in rappresentanza della provincia e già, come diceva prima Natale, già ieri
qualcuno ha potuto, come dire, assaporare le nostre richieste fatte in un certo modo, e non soltanto in formalità, ma in fatti concreti, nel senso che abbiamo chiesto immediatamente un sopralluogo sulla provinciale 14, che a breve avverrà, e poi, dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte della provincia, sicuramente ci saranno dei fondi che saranno dirottati su quella strada per metterla quantomeno in sicurezza. A me, come dire, non dico che resto basito sulla questione della richiesta di una risposta o meno ad una proposta o ipotesi da parte del gruppo di opposizione, e quindi si viene additati di non accettare dialogo e confronto, però non è che non dobbiamo, cioè non è che dobbiamo, quando ci fa comodo, chiedere dialogo e confronto alla maggioranza, e quando non ci fa comodo alzare barricate, muri, e con tutti i discorsi che poi vengono fatti sia all'interno del Consiglio Comunale che all'esterno. Io credo che questa maggioranza, questa amministrazione è sempre stata propensa ad ascoltare, a proporre soprattutto, e poi io ritengo che questo punto all'ordine del giorno, così come prevede la legge, cioè l'approvazione del programma delle opere pubbliche, non sia tanto un confezionamento di come dire, oggetti di qualche opera pubblica. Credo che fino ad oggi abbiamo sempre, tra virgolette, confezionato un programma di opere pubbliche che poi alla fine abbiamo realizzato. Forse, e dico forse, oggi è la prima volta che ci presentiamo in Consiglio Comunale con una sola opera certa, che è quella delle scuole, di un finanziamento pari a 1.600.000 euro. Le altre proposte o ipotesi progettuali, dove ci sono sia preliminari che studi di fattibilità, ci auguriamo che la Comunità Europea con la Regione Puglia possa davvero programmare interventi che vadano in questa direzione. Per il resto, solo chi, diciamo, è cieco non vede quello che è stato realizzato in questa comunità. Pertanto, come dire, pacchetti vuoti non ne abbiamo mai regalato alla cittadinanza. Credo che questa amministrazione debba andare avanti in questa direzione per poter far crescere sempre più la nostra comunità, e spero che io sia stato chiaro nelle competenze a riguardo delle questioni sollevate dalla minoranza. Grazie Sindaco. Chi chiede di intervenire? Il consigliere Natale Pregato, ne ha facoltà. Sì, solo per quanto riguarda la questione provinciale 14 per il declassamento. Ci sono delle attività che non si sono ancora concluse rispetto alla realizzazione della strada statale 7, che non consentono in alcun modo di poter procedere da subito con il declassamento della strada provinciale 14. Ci sono ancora delle richieste da parte di cittadini e da parte anche della diocesi per quanto riguarda la chiesa di Sant'Antonio, per quanto riguarda l'ingresso e alcune opere di cui se ne deve fare carico la provincia di Taranto. Quindi, onde evitare contenziosi che si potrebbero eventualmente ribaltare sul comune di Palagianello, in questo momento non è consigliabile procedere con il declassamento della stessa. C'è l'impegno nei prossimi giorni, e non appena sarà approvato il bilancio di previsione, di fare degli interventi di somma urgenza per mettere in sicurezza la strada provinciale 14 con la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, e vedere da subito se è possibile anche realizzare dei dissuasori nei punti più critici per rallentare comunque la velocità dei veicoli che transitano sulla stessa. Grazie. Grazie consigliere Natale. Chi chiede di intervenire? Ha chiesto la consigliere Giovanna Gasparre, prego. Buonasera a tutti, rinnovando ancora appunto gli auguri al consigliere Natale, per cui appunto mi auguro personalmente, ma per tutta la comunità, che effettivamente il ruolo a livello provinciale sia di sostegno e di realizzazione di tutte quelle opere di cui abbiamo parlato prima, che appunto
vedano un valido intervento nella sua persona. Per quanto riguarda invece il punto prima all'ordine del giorno, quindi parlavamo di opere pubbliche del triennio 2014-2016, di cui lo stesso sindaco parlava di pacchetto quasi regalo, no? E quindi effettivamente, a parte quest'opera di 1.620.000 euro per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, mi chiedevo appunto se tutti gli altri piani elencati nello stesso prospetto avranno un seguito. Faccio riferimento appunto ai lavori di costruzione, mi auguro che questo, visto che per l'anno 2014 sono a zero, vengano espletati nell'anno 2015-2016 per quanto riguarda la costruzione di tronchi delle reti idriche di fognature anile al servizio dell'abitato, in quanto effettivamente ci sono delle zone ancora della nostra cittadinanza che non usufruiscono di questi servizi. Mi auguro che vengano realizzate e completate appunto la realizzazione del campo sportivo, per esempio, in più la pavimentazione stradale del centro urbano e la realizzazione della strada di accesso alla zona PIP. Questo perché, come si evince da questo prospetto, per l'accesso alla zona PIP sono stati stanziati 154.937,07 euro per l'anno 2014, mentre per l'anno 2015-2016 zero. Quindi mi chiedo, quest'opera quindi può essere già depennata e sicuramente non verrà realizzata, o mi sbaglio? Stessa cosa per la realizzazione della rete pluviale. Stessa cosa per la riqualificazione del parco giochi Alfredo Rampi, per la quale mi trovo pienamente d'accordo se effettivamente non viene realizzata, in quanto onestamente mi sembrano sprecati 290.000 euro per riqualificare, o forse, non so, abbattere, non so in che termini verrà poi apportata questa riqualificazione, questa struttura comunque esistente. Per il resto, ripeto, mi auguro che gli altri interventi vengano realizzati comunque nell'anno 2015 o 2016. Grazie. Grazie. Consigliere Gasparri, chi chiede di intervenire? Ha chiesto di intervenire l'assessore Borracci, prego. Allora, voglio fare delle precisazioni alla consigliera Gasparri, non per fare la maestrina, ma scusatemi. Io credo che quando si viene in consiglio comunale si debba venire almeno essendo a conoscenza degli atti che noi dobbiamo deliberare. Scusatemi se dico questo, perché non è possibile ascoltare che c'è uno stanziamento in bilancio, perché poi avete detto che c'è uno stanziamento. Ecco, è una previsione di spesa, cioè quello che vedete scritto qui sono soltanto la quantificazione di quello che costa la progettazione. Poi da questo a dire che c'è un finanziamento, mi auguro che lo fate, noi ci auguriamo. Sì, così è stato detto, voglio dire, se poi dobbiamo rivedere. Mi auguro che lo fate questo, visto che ci sono 157.000 euro, 200, questo è stato. E non è così. Allora, scusi, faccio io un ritorno indietro. Quello che c'è, questi che sono i soldi che vedete scritti, è quello che il costo dell'opera. Questo non significa che c'è già uno stanziamento per quell'opera. Quello è il costo dell'opera. Poi da qui a mettere le poste in bilancio ce ne vuole. Appena noi abbiamo fatto gli altri, infatti il sindaco poi all'inizio ha detto anche che in quello che c'è nelle opere pubbliche, quello per adesso che andrà a buon fine, è l'efficientamento energetico per le scuole, in quanto c'è un finanziamento. Ed è naturalmente non solo a
quel tipo di posta in bilancio, quel tipo di costo, ma ha una posta in bilancio che non hanno le altre opere pubbliche. Non appena sarà possibile cercare di mettere le poste in bilancio, credo che le priorità sono sempre, le priorità di questa amministrazione sono quelle che vanno a favore di tutti. E certamente se noi abbiamo 200.000 euro, non me ne vogliono gli altri, lo faremo per le reti pluviali, e sicuramente lo faremo. Per quanto riguarda, voglio dare le zone che non sono ancora raggiunte da fogne e acqua, a breve, credo domani, dopodomani, avremo finalmente la presa in carico da parte dell'acquedotto della zona di Monteduro. Quindi, siccome non so quando sarà il prossimo consiglio, diciamo adesso, così qualcuno dice ancora, può darsi che già ancora non hanno parlato. Monteduro, credo che in questa settimana avremo la lettera della presa in carico dell'impianto e quindi il sindaco sarà pronto a firmare i decreti di allaccio. E quindi questa è anche un'altra notizia che diamo in questo consiglio. Quindi non diamo... quando parliamo con cognizione di causa, almeno su queste che sono le cose piccole, voglio dire, sono a disposizione, credo, sia tutti i tecnici che sono ancora anche qui, non facciamo errori o non diciamo cose che poi porterebbero i cittadini a capire cose che non sono reali. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Chi chiede di intervenire? Prego, prego, Gaspar. Giusto un piccolo inciso, maestrino o non maestrina, volevo ribadire all'assessore Bora, infatti ho detto maestrino o non, volevo ribadire all'assessore Borac, non so se mi sono espressa male involontariamente, forse l'ho fatto, non lo so, però non ho parlato affatto di finanziamenti, ho detto mi auguro che quello che poi lei stessa ha detto concludendo il discorso venga fatto, perché per me, penso per tutta la comunità, è importante dare priorità a questi servizi. Non so se mi sono espressa male, ribadisco appunto per a scanso di equivoci, insomma. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire Vito Marinelli, prego. Grazie, no, un passaggio che mi era sfuggito prima. Beh, insomma, premettendo che pure noi siamo d'accordo che insomma l'opera sulle scuole venga fatta bene e quindi che porta un beneficio. Su questo non c'è ombra di dubbio. Cioè, ma la domanda che mi ponevo era questa: il più delle volte noi pensiamo a delle grandi cose quando invece le piccole cose ci sfuggono di mano. Io avrei voluto leggere su questa, insomma, su questa delibera, che noi riqualificassimo ciò che la ferrovia ci ha dato incomodato, che ci sta sfuggendo di mano. Noi non dobbiamo dimenticarci che abbiamo un contratto di comodato per quanto riguarda i locali dell'ex stazione. E se non ricordo male, in quel contratto che fu fatto, era a carico e ad onere del comune il cambio di destinazione d'uso e quant'altro. Cioè, quindi sono passati, se non ricordo male, è stato fatto nel lontano 2010 quel contratto di comodato, oggi siamo al 2014 e quei locali versano ancora in quella situazione di degrado e di scempio all'interno di una piazza che io ho sempre detto e non nego anche in questa, che per quanto mi riguarda a me piace. Quindi è possibile che in una circostanza del genere si sta parlando di prevedere tutte queste grandi opere e non si è previsto il cambio di destinazione d'uso per quei locali, non si è previsto un piano di efficientamento di quei locali, perché porteranno e avrebbero e porterebbero quindi anche dei benefici in termini economici alle casse del comune, perché io vedo bene se andiamo a riqualificare e a cambiarvi la destinazione d'uso se il comune non ha la possibilità di fare un bando per darle in fitta e quant'altro. Quindi di questo insomma ci dobbiamo chiedere, cioè è possibile che nessuno se ne accorga di questo? Ecco perché il più delle volte pensiamo alle grandi cose quando le piccole, che non necessitano nemmeno insomma di grandi spese, perché non so quanto possa costare al comune fare un cambio di destinazione d'uso e quanto possa costare metterli in una situazione tale da poterli rendere fruibili a utilizzatori che possono essere economici, possono essere associazioni, possono essere altri di questa comunità e che ci porterebbero e che ci porteranno sicuramente insomma anche qualche beneficio in ordine economico, oltre che insomma assolvere a un altro principio, che è quello insomma di rendere ancora, di abbellire ancora di più quella che è la piazza. Quindi ripeto, questa delibera
avrei, insomma, quest'anno in tutta sincerità mi aspettavo che si sarebbe portata, insomma, la riqualificazione di quell'immobile. Quindi sono dispiaciuto, insomma, forse sarà sfuggito, forse magari ci sono altri intendimenti, forse non sappiamo, però siccome il 2014 ormai si sta consumando e anche là 2015-2016 non è previsto, insomma, anche di questo ci dispiaciamo. Grazie Marinelli, ha chiesto di parlare l'assessore Borracci, prego. Forse è meglio che sorrido, è perché per l'ennesima volta vedo che le carte in questo comune non si leggono, o si leggono soltanto come si vuole. No, non c'è bisogno, penso che a me non me l'ha fatto nessuno e non lo voglio fare a nessuno, però... Mai mi sono trovata che qualcuno mi abbia detto che sono, scusami, un asino in consiglio comunale. A me, qualcuno poi si assume le responsabilità delle cose che dice. Però, uno, Marinelli dimentica che in quella piazza c'è un contenzioso, perché qualcuno si dimentica che ha firmato che lì c'è l'uso civico e che quindi fino a che non si definisce il problema delle proprietà, quindi a fine contenzioso noi faremo l'accordo con le ferrovie, uno, e se lo dimentica Marinelli, si ricorda quelle fresche e si dimentica quelle vecchie. Due, quei locali avranno un cambio di destinazione d'uso quando lì ritorneranno indietro alle ferrovie, perché le ferrovie hanno detto che quei locali saranno nostri, dovevano essere nostri per 9 anni e poi non sono nostri come gli altri che abbiamo aggiustato. Quelli ritorneranno in possesso delle ferrovie, perché quello stabile non è stato potuto essere ceduto al comune di Palagianelli, in quanto tra l'altro c'è un contratto di fitto di una signora che ci abita sopra per 10 anni e quindi mantengono la loro proprietà e non l'hanno voluto cedere al comune di Palagianelli. E quindi io non riesco a capire perché Marinelli... E poi ce l'hanno lasciato in uno stato pietoso. Allora, a noi sarebbe convenuto metterlo a posto nei tempi e nei modi, ci sarebbero andati i vigili urbani, per 9 anni avremmo fatto una bella figura, c'è stato il contenzioso, non l'abbiamo più fatto, ma il cambio di destinazione d'uso noi non lo faremo mai, perché il cambio di destinazione d'uso che ha chiesto le ferrovie a Palagianello, al comune di Palagianello, era per uso commerciale. Un regalo così grosso in questo momento alle ferrovie non lo faremo mai. Poi quando Marinelli sarà seduto qui ci farà vedere, e io spero di essere, ci farà vedere tutte queste belle cose piccole che non hanno bisogno di soldi, perché vedo che per fare là è una cosa piccola che non ha bisogno di soldi, o no? Neanche una lira, e vedo che... Marinelli, io però la sfido, in questo la voglio sfidare, voglio che lei mi porti una progettazione a costo zero e noi, le assicuro, voteremo tutti a favore del suo progetto, ma lo deve portare, perché anche i cittadini gli piace sentire e vedere le cose che dice che si concretizzano. Noi fino adesso, dai piccoli, la dobbiamo fare, noi fino adesso i piccoli che c'erano, nessuno ci dice dovevamo fare la piazza, non la fanno. Dovevamo fare questo, non lo fanno. Fino adesso tutto quello che abbiamo detto l'abbiamo realizzato, fino ad adesso. Quello che abbiamo detto lo abbiamo realizzato, nel nostro piccolo. Io sfido Marinelli adesso è una sfida, mi devi dire come lo devo realizzare, a costo zero per il comune. E poi vediamo. Allora, questa è una sfida che le lancio, Marinelli. Sono sconvinta che a mettere a posto tutti quei locali là e farci andare i vigili urbani, così che abbiamo deciso noi, lo faremo, voteremo tutti a favore. Credo che nessuno si esimerà da darle questo voto. Grazie. Grazie, Assessore. Ci sono altri interventi? Per chiusura? Stiamo facendo un consiglio, sono cose importanti. Se poi dobbiamo... Io pregherei comunque... Pregherei il Consiglio, i consiglieri comunali, anche per rispetto di tutti e per chi ci ascolta, di rispettare un po' gli interventi che siano fatti concreti e non a domanda e risposta. Non per polemica, ma anche per correttezza
per chi ci ascolta. Questo è tutto. Prego, capogruppo. Comunque, grazie. Ma io credo che di stare a parlare di opere pubbliche. Poi, se non sto parlando di opere pubbliche, ditemelo. Cioè, ciò che ha detto l'assessore Borracci merita approfondimento, merita risposta, merita assolutamente confronto e dialogo. Mi sono preso degli appunti. Mi dice che, insomma, il contenzioso, io so bene che esiste un contenzioso, ci mancherebbe altro, vuole che non sappia che esiste un contenzioso in essere, ma so anche bene che il contenzioso che è in essere non mi pare possa invalidare da un punto di vista amministrativo, né tantomeno ad oggi l'ha invalidato il contratto di comodato che il Comune ha sottoscritto con le ferrovie. Non mi pare che sia così. Diversamente, se ci fosse stato qualche opposizione di fronte ai tribunali amministrativi, i tribunali amministrativi avessero sospeso, allora sì. Quindi fa bene quando dice che dobbiamo venire in Consiglio Comunale e dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo. Fa assolutamente bene. Quindi non credo che il contenzioso che sta in essere possa invalidare il comodato che abbiamo sottoscritto. Primo aspetto. Il cambio di destinazione d'uso, lei mi viene a dire, noi facciamo il cambio di destinazione d'uso alle ferrovie, facciamo questo regalo. Lei sta dicendo quello che noi per anni vi abbiamo detto dall'opposizione e nei comizi, stiamo facendo il regalo alle ferrovie. E io oggi mi rendo conto che sta dicendo effettivamente quello che abbiamo sempre sostenuto, che abbiamo fatto il regalo alle ferrovie. Però detto questo, giro la frittata, insomma. Ho fatto il cameriere da piccolo, il cuoco non l'ho fatto. Io ho fatto diversi anni il cameriere, ho fatto tanti di quei lavori, insomma. Quindi, voi state dicendo quello che noi abbiamo sempre sostenuto. Ma comunque, sia a prescindere dal fatto che sono contento che stasera siamo d'accordo sul fatto che abbiamo fatto il regalo alle ferrovie, però... Là ci sta il verbale di stenotipia, non è che l'ho detto io. Adesso chi alzi non vai a leggere perché non puoi leggere? Assessore, lei deve imparare l'educazione. Si alzi, non è in grado di potermelo dire. Quindi, facciamo attenzione, qui stiamo discutendo, assolutamente. Cerchiamo di utilizzare pure un linguaggio più. Quindi questo, il contratto di comodato non mi pare che sia stato invalidato, assolutamente. Se siamo consapevoli del fatto che non avremmo voluto fare il regolo, l'avremmo dovuto statuire in quel comodato che abbiamo sottoscritto, invece l'abbiamo sottoscritto e l'abbiamo accettato. Se comunque sia oggi siamo a conoscenza che esiste un contratto di fine, l'avremmo dovuto far valere in quella circostanza e non l'abbiamo fatto nemmeno valere in quella circostanza. E possiamo oggi redarguire le ferrovie e dire che lì dovete venire a pulire? Almeno questo, se siamo convinti di tutto quello che abbiamo detto. Quindi non mi pare di stare a dire chissà quale cosa. E poi lei mi ha invitato a presentare qualcosa. Ma ci vuole tanto oppure... Ci voleva tanto a fare un bando di natura pubblica e dire all'eventuale aggiudicatario del bando che il Comune concede in concessione questi locali per 9 anni a patto che si presenta una proposta convincente e conveniente con ogni onere, spese per il cambio di destinazione d'uso, la ristrutturazione e quant'altro. Non lo so se avremmo trovato qualche pazzo in tutta Italia che avrebbe potuto accettare, ma ad oggi l'amministrazione non l'ha fatto. Quindi noi non è che stiamo venendo qua in Consiglio Comunale, non conoscendo i fatti, gli atti e le cose. Le cose sappiamo molto bene, quindi io credo che non è stato fatto quello, cioè non è stato rispettato quel contratto, che poi non so se è stato perfezionato pure in altre sedi. Ma ripeto, venire a dire qui, dire che c'è il contenzioso in AI, il contenzioso non stiamo facendo... Non mi pare sia una giustificazione, insomma, degna di un consiglio comunale. Grazie consigliere, ha chiesto di intervenire l'assessore Gasparre. Prego, assessore. Grazie presidente. Io credo, capogruppo Marinelli, che intanto eviterei di dare giudizi se un intervento è degno o non degno. Diciamo quello che vogliamo, facciamo così. Io sarò breve rispetto a te che hai parlato 4 volte. Però no, lo dico a tutti, lo sto dicendo a tutti, lo sto dicendo ai miei colleghi di maggioranza e lo dico.
Intanto, io credo che l'unica cosa giusta che tu abbia detto è l'ultima, quella che al limite dobbiamo cercare di stare più attenti sotto il profilo igienico-sanitario e quindi possiamo, o attraverso il sollecito che facciamo alle ferrovie o con intervento nostro, pulire. E questo va bene, però parlare di una progettazione, di un bando, intanto io credo che non è appetibile fare un bando e chi nella ipotesi remota che quel contratto di comodato non prevede l'uso per, se non per finalità istituzionali, ecco perché il vice sindaco ha detto 7 volte, polizia municipale, faceva degli esempi in maniera concreta, quindi bisogna fare ordine. Comodato significa dato a noi per finalità istituzionali. È chiaro che spostare, tu sai bene, un comando di polizia municipale richiede risorse umane, finanziarie, che molto spesso sappiamo tutti quanti che mancano. È ragion per cui uno, anche qualora noi rivendichiamo che abbiamo fatto bene a prendere in comodato quel... È chiaro che poi sia il vice sindaco ha detto... ha ricordato che c'è un contenzioso che sicuramente tu ricordi bene e che tutti quanti ricordiamo qui, tutti presenti, e che sul quale vedremo come andrà a finire. Però nel momento in cui un intervento per ora di finalità istituzionale, per finalità istituzionale si possa fare, noi non esiteremo un attimo ad essere rapidi, come lo siamo stati per tutte le altre cose, a fare tutto ciò. Però pensare un'amministrazione di fare un bando, sono già trascorsi un po' di anni da allora, non sono più, certamente tu dici l'avresti potuto fare prima e quindi, però non sortiva appetibilità da parte degli operatori, ma non era possibile, quindi io credo che sia sbagliato l'intervento, sia perché qualora fosse possibile è difficile fare un intervento costosissimo per poi lasciarlo dopo 9 anni nell'incertezza della controversia giuridica che c'è sull'immobile. Quindi queste sono le ragioni valide. Dire ho pensato, come mai non l'avete messo? Non l'abbiamo messo per queste ragioni. Lì noi ce l'abbiamo incomodato per finalità istituzionali. Quindi ora saranno altri 4-5 anni quelli che restano, vedremo come il contenzioso si evolverà la situazione e poi faremo l'intervento. Questo è, noi credo che con chiarezza vogliamo dire questo, poi è chiaro che ognuno pensa quello e crede di proporre quello che nella sua mente possa passare e che sia il meglio per la comunità. Grazie. Grazie Assessore per il suo intervento, sempre chiarificatore in merito alle problematiche amministrative. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, il Sindaco, prego. È rimasta solo la dichiarazione di voto alla minoranza, perché io credo che Presidente lei debba fare una conferenza di capigruppo in quanto se il Consiglio Comunale è il più alto consesso democratico e poi tutti quanti ci facciamo paladini della legalità, della democrazia e di quant'altro, credo che tutti quanti noi dobbiamo e siamo chiamati a rispettare il regolamento. Se il regolamento dice un intervento per ogni consigliere più il diritto di replica più la dichiarazione di voto, noi ci dobbiamo attenere a questo e questo vale per tutti, altrimenti se dobbiamo fare botta e risposta su domanda e poi segue la risposta, questi non si chiamano più interventi. Quindi siccome molto spesso veniamo additati da qualche sprovveduto essere antidemocratici, allora la democrazia vuole che vi sia il rispetto del regolamento. Ora che ci troviamo alle fasi conclusive di questo punto all'ordine del giorno, io credo che qualche consigliere comunale non sia stata precisa nella sua esposizione e quindi è chiaro a tutti che qua, quando parliamo di finanziamenti reali e concreti, l'opera si fa. Quando parliamo di un programma di opere pubbliche, possiamo trovare l'opera che ha già preso un finanziamento e opere che un'amministrazione comunale pianifica nell'idea di poter realizzare domani quando qualcuno metterà a disposizione dei fondi e noi, come bravi amministratori e come abbiamo fatto fino ad oggi,
li andiamo ad intercettare, siano essi fondi pubblici, siano essi fondi privati. Pertanto, consigliere Gasparre, credo che bisogna essere davvero precisi quando si fa un intervento, perché noi non abbiamo stanziato nulla, ma come diceva l'assessore Borracci, è soltanto un'ipotesi progettuale che prevede un presumibile costo per quella opera. Magari io mi sarei aspettato un intervento tipo, che ne so, visto che molto spesso rincorriamo dietro le problematiche, alle storie vecchie di opere e quant'altro, farei una cronistoria su quelle opere realizzate, portate a termine, ma che alla fine poi sono state abbandonate o peggio, come dire, si sono distrutte dopo dei lavori effettuati in maniera così ballerina. Io mi sarei aspettato, anzi qualche volta mi aspetto un intervento del genere. Tra tutte la piscina, che non è colpa di questa amministrazione se sta in quelle condizioni. Quindi andiamo a ritroso, andiamo a vedere che cosa succede, che cosa è successo per quella piscina. Però siccome io non mi perdo d'animo e ci sto mettendo l'entusiasmo affinché quella nostra struttura ritorni alla luce, credo che alla fine, spero che ci siano le condizioni per portare a termine davvero quell'opera. E quando avremo la certezza, lo vedremo qui in Consiglio Comunale e lo sottoperiremo al voto dei consiglieri comunali. Dopodiché io credo che riguardo della nostra pianificazione, la speranza è che le misure per la nuova programmazione che la Comunità Europea e la Regione Puglia approveranno per gli anni a venire fino al 2020, spero che ci siano davvero misure che vadano nella nostra direzione, e cioè quella di finanziare le opere che noi ci siamo prefissati di portare avanti. Purtroppo le risorse finanziarie e comunali non ce ne sono per fare grandi opere, ma anche piccole opere da 150, 200 mila o addirittura 100 mila, perché ci sono anche, e bisogna tenerne conto, dei tagli ai trasferimenti statali che ogni anno il governo condanna i comuni a reperire fondi dai cittadini, e pertanto vediamo, come dire, definiti esattori delle tasse nel momento in cui quei soldi dobbiamo recuperare dall'applicazione delle tasse e dei tributi. Pertanto io chiedo al Presidente del Consiglio Comunale di mettere ai voti questo punto all'ordine del giorno meritevole di parere favorevole. Grazie Sindaco. Allora votiamo il primo punto all'ordine del giorno. Approvazione programma opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014. I consiglieri sono pregati di votare. Chi è favorevole? Siamo 8 favorevoli. Chi è contrario? 3 contrari. Il punto è approvato a maggioranza. Si chiede ai consiglieri comunali l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? 3. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, anno 2014. Il relatore del presente punto è il Sindaco. Prego. Grazie Presidente, anche questo è una proposta di Consiglio Comunale che proponiamo ogni qualvolta si approva un bilancio comunale, e il nostro ufficio tecnico, oltre a inserire diciamo, quelle strutture di patrimonio pubblico da valorizzare, c'è anche un immobile che si è deciso di smettere o alienare, che è una piccola una particella, un terreno che metteremo sicuramente attraverso un bando pubblico in vendita, per capirci è un terreno che si trova a nord dell'ecocentro comunale, credo che sia questo il terreno, e pertanto è un punto all'ordine del giorno che prevede la stessa legge, e sottoponiamo al voto dei consiglieri comunali. Grazie Sindaco. Chi chiede di intervenire?
Non ci sono interventi? Prego, consigliere Marinelli. Ripeto, giusto qualche inciso, perché insomma questo è un punto che viene aggiunto ormai come consuetudine dal 2008, perché la legge di all'epoca lo ha introdotto. In tutta sincerità non ne ho capita ancora la reale valenza, perché ogni amministrazione fa queste, però in verità poi si ripete ogni anno sempre lo stesso, insomma sempre lo stesso elenco, non sicuramente per colpa delle amministrazioni, perché vuoi o non vuoi dobbiamo assolvere insomma un obbligo giuridico, però in verità non corrispondono mai delle reali azioni amministrative a quello che viene fatta. Noi insomma sì, dalla prima volta che è stato proposto in consiglio comunale ci siamo sempre espressi insomma negativamente per tutta una serie di ragioni che è inutile stare a ripetere qui insomma questa sera, ma che riportiamo insomma già come fatto negli scorsi anni. Grazie consigliere. Chi chiede di intervenire? Il sindaco, prego. Sì, non ci sono altri interventi. Giustamente ciò che solleva il consigliere Marinelli è sotto gli occhi di tutti, però c'è il decreto legge che obbliga i consigli comunali ad approvare questo provvedimento. Diciamo che da parte dei comuni italiani serve a fare una ricognizione di quelli che sono i beni del patrimonio pubblico e quindi avere sotto controllo tutto quello che può essere valorizzato o alienato in favore della nostra comunità. Io spero, perché la speranza davvero non la voglio mai perdere, che questi beni comunali possano davvero essere sfruttati al meglio. E giusto per essere chiari per chi ci ascolta, gli immobili da valorizzare, tranne per il centro di accoglienza Parco Naturale Attrezzato, che secondo quella che è una politica amministrativa, ogni anno c'è un'associazione culturale che ci fa richiesta del chiosco e ci aiuta a tenere pulito e a salvaguardare e a tutelare quel luogo. Gli immobili da valorizzare sono appunto la piscina comunale, il campo polivalente parcheggio caravan e il complesso delle case grotte del centro storico, che come ben sapete questa amministrazione spende molti soldi per ripulire quelle nostre case grotte, e ogni qualvolta andiamo a ripristinare porte e paghiamo l'impresa per la disinfestazione, la disinfezione e deratizzazione per quei luoghi, ogni qualvolta succede un atto vandalico. Io spero che nel momento in cui il Ministero provvederà a ordinare al Comune di Palagianello di attuare immediatamente i lavori per la videosorveglianza, perché noi siamo pronti, l'impresa che ha vinto la gara d'appalto è pronta per i lavori della videosorveglianza, lì ci saranno sarà una zona videosorvegliata, vedremo se anche con la videosorveglianza qualcuno avrà il coraggio di andare a fare questi atti vandalici, che poi in questo caso, mi spiace, non è la sede opportuna, però è giusto che rimanga agli atti e mi farò portavoce presso il Comando Provinciale dei Carabinieri. Mi aspetto da parte dei Carabinieri un controllo maggiore rispetto a quello che fanno, perché ci sono dei punti e noi come sicurezza per i nostri cittadini indichiamo sempre che vanno sorvegliati e vigilati, in quanto i nostri vigili urbani finiscono di lavorare alle 20:30, 21, dopo il territorio resta scoperto da parte delle forze dell'ordine ed è giusto che in quel momento le forze dell'ordine superiori, in questo caso i carabinieri, svolgano quello che
a quello che loro sono deputati. Io in questi giorni chiederò proprio un incontro con il comandante provinciale dei Carabinieri, perché non vogliamo essere lasciati da soli, non abbiamo la fortuna di dividerci in tre parti, in più parti, però credo che dei punti nevralgici, strategici, non solo di valore storico e patrimoniale, ma anche e soprattutto di quelle zone che, dove non c'è sorveglianza, credo che da parte delle forze dell'ordine debba esserci davvero una tutela e una sicurezza in favore dei cittadini. Pertanto chiedo al Presidente di mettere in votazione questo punto. Grazie Sindaco. Allora metto ai voti il punto numero 2 all'ordine del giorno. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2014. Chi è favorevole? Pregato di votare. 8 favorevoli. Contrari? 2. Astenuto nessuno. Il punto è approvato a maggioranza. Si chiede che questo punto numero 2 venga reso immediatamente eseguibile. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? Nessuno. Il punto, l'immediata eseguibilità è approvato a maggioranza. Punto 3 all'ordine del giorno. Chiedo scusa, Presidente. Prego, Assessore. Propongo al Consiglio Comunale, se siamo d'accordo, di unificare la discussione delle proposte di delibera e precisamente i punti all'ordine del giorno dal numero 3 al numero 7, dal momento che è tutta tematica di bilancio, facciamo un'unica discussione e poi ovviamente le separate votazioni. Una discussione unica, se poi ognuno poi se ha chiarimenti da fare, da richiedere, siamo a disposizione, ognuno gli assessori per i propri rami di competenza nel dare risposte. Ma lo dicevo anche per celerità e per un fatto anche di restare nei tempi tutti quanti. Quindi se Presidente propongo di mettere a votazione. Grazie Assessore, c'è la proposta di unificare i punti dal numero 3 al numero 7. Chi è favorevole? Pregato di votare. Unanimità. Punto 3 all'ordine del giorno. Articolo 172,1, lettera C, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Verifica della quantità e qualità di aree fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Esercizio finanziario 2014. Ha chiesto di parlare l'assessore relatore, l'assessore Gaspare, prego. Sì, grazie Presidente. E, appunto i punti previsti dal 3 al 7, il punto 3 che citava il Presidente del Consiglio, poi abbiamo il punto 4 che sono le linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi ed esperti esterni, poi abbiamo al punto 5 il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, cosiddetta Tari, al punto 6 la conferma dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2014 e al punto 7 l'approvazione del bilancio annuale 2014 e del pluriennale 2014-16 con la relativa relazione previsionale e programmatica. Quindi ritenendo il tutto sicuramente all'interno della discussione, perché riguardano a nostro avviso tematiche di bilancio, ringrazio i colleghi di aver accettato la proposta. È ovvio che io mi auguro che, credo di essere ormai dopo il sindaco e il vice sindaco, uno dei più anziani che siede in questo Consiglio Comunale, l'augurio che mi faccio e faccio anche ai più giovani è quello che
mi piacerebbe assistere, o meglio partecipare, a un consiglio comunale così come prevede il testo unico, cioè un sacrosanto bilancio da approvare il 31 dicembre di ogni anno, precedente a quello che stiamo prevedendo, perché noi stasera parliamo di bilancio di previsione, ma in realtà è un preconsuntivo, direi quasi consuntivo, come ogni anno, e su questo credo che siamo tutti d'accordo. Quindi io, perché noi ci possiamo sforzare di dire tante cose, però in Italia, oltre ai soldi, mancano le regole certe, e questi sono i drammi che si vivono nelle pubbliche amministrazioni. Non si può continuare ad assistere a consigli, o meglio fare consigli comunali dove siamo a settembre e stiamo parlando del bilancio di previsione 2014. Questo qualcuno dirà, ma la colpa di chi è? E chiaramente qui è l'incertezza legislativa che regna a livello statale e che ne discende in maniera conseguenziale agli enti locali, regioni, province e comuni. Quindi, però, chi dà poi la possibilità di differire i termini sono normative che si sovrappongono via via, tant'è vero che quest'anno il decreto ministeriale 29 dell'aprile 2014 aveva previsto il differimento al 31 luglio, successivamente con un decreto precisamente del 18 luglio 2014 ulteriormente differito al 30 settembre. Entro il 30 settembre bisognava convocare il Consiglio Comunale, cosa che abbiamo fatto. L'anno scorso, se qualcuno ricorderà, siamo arrivati al 30 novembre, quindi quest'anno abbiamo avuto un miglioramento di 2 mesi, ho calcolato che non ce la facciamo fino a fine legislatura ad approvarlo entro dicembre, se dovessero diminuire di 2 mesi l'anno il differimento. Quindi dicevo, una programmazione che sicuramente viene condizionata da questa incertezza normativa, perché alle domande diffuse come mai ancora non si approva il bilancio, come mai, chissà se l'amministrazione regge, se stanno litigando, vi assicuro che probabilmente ci potrebbero essere stati quelli anche più rapidi di noi, ma noi se siamo arrivati al 30 settembre è unicamente nell'interesse della collettività, perché fare le cose sicuramente di fretta e introdurre nuovi tributi non è mai una cosa semplice, visti i tempi. Quindi queste sono le prime problematiche da affrontare per redigere un bilancio di previsione. Poi io credo che bisogna anche introdurre altri elementi di riflessione che non solo i consiglieri devono fare, ma anche i cittadini. Ormai c'è uno squilibrio di competenze tra gli enti locali e lo Stato. Noi assistiamo a un ingrossamento delle competenze dei comuni e una, dall'altra parte, una riduzione di trasferimenti. E le cose ormai non sono più tollerabili. Ecco perché molte amministrazioni vanno in crisi, perché non si riesce a dare tante risposte che i cittadini si aspetterebbero. Ma c'è una ragione, e noi dobbiamo avere il coraggio di dirla, perché altrimenti qui si passa che c'è l'alunno bravo che viene e che propone, e l'amministratore che dorme, che magari si scorda o che non è sensibile alle problematiche dei cittadini. Quindi noi dobbiamo essere coscienti che operiamo in una situazione di grande squilibrio tra quelle che sono le competenze che i comuni hanno e i trasferimenti, che ormai si riducono, e non lo dico io o l'amministrazione, in questo caso capeggiata dal sindaco La Balestra, ma lo dicono i tecnici che redigono il bilancio, lo dicono le normative che si susseguono, che ogni anno le riduzioni di trasferimenti sono sempre meno. Ed è chiaro che qui poi iniziano a nascere tutte gli interrogativi dei cittadini. Ma si poteva evitare l'introduzione della TASI? Non abbiamo fatto null'altro, in verità, sui tributi tutto è rimasto confermato,
tranne l'introduzione della TASI e l'adeguamento al costo totale di copertura del servizio gestione rifiuti, appunto al 100% per coprire il costo. Quindi sono gli unici due tributi sui quali abbiamo agito, ma alla domanda se si sarebbe potuto evitare questo, noi rispondiamo no, ma per aver operato, per aver fatto i conteggi, per conoscere quelle che sono le casse comunali, non perché ci piaceva introdurre il 2 per 1000 della TASI ai cittadini e a cuor sospinto così dire andate a pagare, tanto non ci interessa. Quindi credo che un continuo lavoro di controllo dei conti, perché nelle diverse giornate di studio che si sono tenuti presso diversi enti, ai quali ad alcuni abbiamo anche partecipato, sia i tecnici che gli amministratori, ci parlavano di una rivoluzione dei sistemi contabili. Quindi non solo devi guardare da una parte le istanze dei cittadini per dare risposta, dall'altra parte c'è chi ti dice continuamente attenzione, non potete spendere più di questo, la spesa del personale che vedremo ora, lì siete frenati, e quindi c'è questo continuo controllo che altrimenti ti fa perdere l'equilibrio. E quindi io credo che già una buona amministrazione oggi si debba contraddistinguere tenendo i conti in ordine, perché il momento è questo e quindi già da qui dobbiamo partire. Qualcuno dirà ma l'amministrazione, la Balestra ha fatto tante opere, e però mi piace anche sottolineare che non ha fatto nemmeno un mutuo, ma non perché questa amministrazione non ha capacità di progettare o perché non abbiamo la visione di quello che una società, una comunità ha bisogno. Noi le idee ce le abbiamo ben chiare. È ovvio che in questo momento bisogna stare attenti e capire bene qual è l'indebitamento che dobbiamo andare a caricare, di cui dobbiamo caricare non solo l'ente, ma quindi i cittadini, perché è ovvio che tutto ha un peso, perché rispetto a chi tanti anni fa ha fatto l'amministratore, oggi il registro è cambiato, non si può più amministrare come si amministrava negli anni addietro. Oggi devi tener conto che quello che la comunità, l'ente spende, il cittadino deve avere contezza di dove quei soldi sono andati a finire e quali sono le risposte, perché è ovvio che i cittadini chiedono risposte. Vengono le associazioni di categorie e rivendicano risposte, vengono i sindacati e rivendicano risposte. È ovvio che noi dobbiamo trovare il punto di equilibrio, perché io credo che per esempio le associazioni di categoria, e parlo della Confcommercio, Confartigianato, farebbero meglio ad evitare lo scontro con gli enti locali, perché non è con gli enti locali il massacro che sta avvenendo delle piccole, medie e micro imprese. Il massacro si chiama in Italia IRPEF e costo del lavoro. Non sono le tasse, i tributi locali a far cessare le attività e quindi gli imprenditori a rinunciare alla propria attività cessando. Qui ci sono colleghi che credo che su questo siamo d'accordo, non sono i tributi locali che stanno portando tante attività a cessare. È chiaro che qualcuno dice, ma voi cosa fate? Noi facciamo quello che siamo deputati a fare. Noi se avessimo avuto la fortuna di stare al governo, forse ci saremmo spesi continuamente, come tutti quanti dicono, ma poi forse non ci si riesce, anche lì alzo le mani, bisogna essere competenti, perché è facile, il cittadino dice, abbassate l'IRPEF, perché magari abbassando l'IRPEF il netto in busta paga di un cittadino da 1000 diventa 1500, 500 euro in più da poter spendere, e credo che è un'iniezione di fiducia e non solo allo sviluppo di una nazione, perché è chiaro che aumentando i consumi aumenta il PIL e quindi c'è tutto. Credo che quindi alle associazioni con cui ci siamo incontrati, abbiamo detto loro, perché questo bilancio è stato fatto incontrando anche le associazioni sindacali,
per quanto attiene appunto al discorso Tari, ma tutto l'apparato dei tributi locali è stato discusso con loro, e con loro abbiamo detto le nostre ragioni e le ragioni delle nostre scelte. Quindi credo che l'amministrazione comunale ha aumentato le tasse, noi diciamo e crediamo di poter dire fermamente no, perché se dovessimo pensare al servizio mensa, le tariffe sono tali e quali agli altri anni. Trasporto uguale, TOSAP uguale, addizionale comunale uguale, IMU uguale. Noi abbiamo introdotto la TASI, che è per i servizi indivisibili, cioè lo Stato dice ormai i trasferimenti che vengono dati sotto forma di fondo di solidarietà comunale, che quest'anno ammonta a circa 780.000, è ovvio che non ci permette più soltanto questo trasferimento di coprire quelli che sono i servizi essenziali. Oggi garantire i servizi essenziali è la priorità, le cose essenziali. Quindi con occhio vigile a tutto quello che sono le fasce sensibili di una comunità, quindi penso ai servizi sociali, alla pubblica istruzione e a quant'altro. Credo che abbiamo introdotto la TASI, dicevo, perché è stato necessario per la copertura dei servizi indivisibili, ma bisogna prendere atto che a causa dei tagli dei trasferimenti abbiamo non solo avuto una riduzione di risorse, e che ci ha appunto imposto una correzione, io la chiamo una correzione, anche se non l'avevamo fatto, ma in corso d'opera abbiamo fatto 1000 correzioni a questo bilancio, e i correttivi sono stati quelli di apportare economie connessi ai tagli di spesa pubblica, perché erano necessari, cioè laddove il dirigente, i dirigenti tutti quanti, con la dottoressa Daniello, che è responsabile del settore finanziario, hanno potuto operare anche loro in alcuni momenti senza la direttiva, perché qui ci vuole un grande lavoro sinergico tra i responsabili di settore e gli amministratori, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Loro sono i primi che si accorgono e si dispiacciono quando si spendono soldi sicuramente che non hanno, come dire, una finalità, un'utilità per la comunità. Quindi economie connesse ai tagli di spesa, economie derivanti dalla gestione associata di funzioni, pensiamo anche alla nostra gentilissima dottoressa Cavallo, che la condividiamo con un altro comune, e quindi questo è un esempio anche di come oggi bisogna ridurre i costi in un ente locale. Abbiamo introdotto la TASI, l'abbiamo detto, abbiamo adeguato i costi per i servizi della gestione dei rifiuti, la TARI, e la riduzione della spesa corrente in alcuni capitoli. Questi correttivi ci hanno permesso di raggiungere un equilibrio di bilancio. È chiaro che le entrate più significative ormai di questo ente sono il fondo di solidarietà comunale, che è pari a 780.000, l'IMU, compresa di accertamenti ICI, su per giù 500.000, TOSAP, occupazione suolo pubblico, pari a 60.000, la TARI 900.000, la TASI 325 più il contributo statale di 120, siamo all'incirca sui 4,45, e poi ci riducono addirittura anche, a proposito di investimenti, il fondo, sorrido perché è chiaro che bisogna dirle queste cose, il fondo sviluppo investimenti ogni anno, se voi andate a guardare, si riduce sempre più. Quindi queste sono le entrate l'entrata corrente che ci permette di appunto coprire la spesa corrente. È ovvio che quest'anno in bilancio è esposta una spesa corrente pari a 5.525.000 euro contro le entrate di 5.525.
Questo perché nella funzione 11 del bilancio sono state previste 2 milioni, che sono legate, 2 milioni di euro legate ad un'entrata per le calamità atmosferiche. E quindi detratti sia dalle entrate che dalle uscite, i 2 milioni di euro, noi parliamo sempre, solo e soltanto ormai di anni, di 3 milioni e 500 mila circa di entrata corrente e spesa corrente. Io velocemente faccio un paragone rapidissimo tra quello che è la previsione assestata del 2013 e lo stanziamento per il 2014 per le varie funzioni. Amministrazione generale, gestione e controllo, 2013 1.528.000, 2014 1.528.000. Polizia locale 235.000, 2013, 2014 238.000, istruzione pubblica 240.000, 13, 2014 259.000, cultura, beni culturali 18.680, 20.100 nel 2014, sport, ricreazione 10.000 2013, 10.000 2014, turismo 9.002 contro 8.800 del 2014, viabilità e trasporto 200.000 contro 202.528 del 2014, territorio ambiente 827 contro 893. Quindi è chiaro che già qui questi squilibri di 40-50.000, basta l'aumento delle tariffe in discarica che determinano questi scostamenti tra la previsione assestata e la previsione del 2014. Sviluppo economico 171.000, io dico lo stesso su per giù la stessa cosa, perché spiegavo prima, su questa funzione ci sono state previste 2 milioni che sono legate all'entrata. Quindi grosso modo queste sono state le linee guida per la redazione di questo bilancio. Credo che ancora una volta abbiamo, come dire, non solo la convinzione, ma sicuramente la certezza di aver fatto bene e di proporre all'intero Consiglio Comunale un bilancio meritevole di approvazione. Grazie Presidente. Grazie a lei Assessore. Chi chiede di intervenire? Non ci sono interventi? Ha chiesto il capogruppo Marinelli, prego. Gasparre, ma insomma intervengo io. Niente. Io mi sarei aspettato, nel momento in cui insomma veniamo qua con delle aspettative da ogni parte, io mi sarei aspettato invece dall'assessore Gasparra, a parte la premessa che ha fatto, che la condivido, insomma non c'è ombra di dubbio, che insomma che fosse venuto qui stasera a dire come è stata qualificata la spesa in questo bilancio, atteso tra l'altro le difficoltà che le imposizioni legislative indotte dal governo e che sono condivise. Cioè, e dico questo perché oggi più che mai c'è necessità che le amministrazioni possano per davvero qualificare la spesa in maniera per davvero centellinata. Ma entrerò nel merito della questione nel proseguo del mio intervento. Io voglio partire per gradi, quindi partendo dal terzo punto, che insomma è per quanto riguarda l'individuazione delle aree destinate ad attività produttive e terziarie. Anche su questo punto sono ogni anno che veniamo e insomma leggiamo sempre lo stesso atto. Io qua non voglio fare polemica, perché non mi appartiene, anche se a volte viene tergiversata sulla polemica da parte dell'interlocutore. Cioè, ma è mai possibile che ogni qualvolta c'è insomma un'assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione ci si deresponsabilizza dando magari responsabilità ad altri enti? Io l'ho sentito qua stasera per quanto riguarda la questione la questione tributaria, l'ho sentito pure domenica scorsa, io ho ascoltato il comizio del sindaco, perché insomma
ero interessato a quello che doveva dirsi. Noi qua stasera stiamo continuando a bloccare la crescita del paese. Non lo so se per inerzia dell'amministrazione, ma se non è inerzia dell'amministrazione io lancio un appello, perché se è colpa della regione che il PUG versa in questa situazione di stallo ormai da anni, e io credo che noi siamo gli unici in tutta Italia che abbiamo avuto uno strumento approvato nel 2004 e oggi nel 2014, quindi a distanza di 10 anni ancora non possiamo vedere la luce, significa che qualche responsabilità è insita nelle varie, quindi significa che se non è colpa dell'amministrazione dobbiamo andare a fare storia in regione, perché stiamo bloccando la crescita della comunità. Perché venire qua e venire, insomma, naturalmente il dirigente non poteva fare diversamente, e venire a dire che non ci sono aree da destinare ad attività terziarie, e in questi anni diverse delibere, insomma, abbiamo approvato in consiglio comunale anche a maggioranza andando a dare delle deroghe sulle attività produttive, significa bloccare la crescita della comunità. Cioè, quindi l'appello che ho fatto già con qualche altra interrogazione, è mai possibile che ad oggi abbiamo una situazione di stallo e dobbiamo continuare a venire in Consiglio Comunale ad approvare un documento che è nullo? Non da un punto di vista giuridico, per carità, non voglio assolutamente dire quello. Venire in Consiglio Comunale e dire che comunque non abbiamo aree da destinare ad attività terziarie, nonostante abbiamo uno strumento approvato già da 10 anni. Ripeto, e non mi tacciate di polemica, perché non è quello, perché io sto portando qua in Consiglio Comunale, che è la massima assise di questo paese, quelle che sono le difficoltà che ogni giorno magari i cittadini dicono a me, ma credo che dicono pure a voi. Quindi io credo che qua c'è da fare una battaglia seria, perché insomma o è responsabile la regione o è responsabile l'amministrazione, qualcuno la responsabilità comunque deve assumersela, non certo possiamo far ricadere tutte, insomma, questa inattività su coloro i quali hanno volontà e voglia di investire nel paese. Per quanto riguarda invece la questione del bilancio, io mi ero preso qualche appunto e l'ho fatto perché, insomma, non è che è il primo consiglio comunale che presiedo, ormai sono anni, e quindi volevo correggere alcune cose che l'assessore ha detto quando parla di tributi. L'assessore ha detto che questa amministrazione non ha contratto nessun mutuo, ed è vero, non ha contratto nessun mutuo, se non un primo finanziamento, insomma, per quanto riguarda l'acquisto dei compattatori che riveniva da passata amministrazione. Ma l'assessore deve dire pure un'altra cosa, l'assessore deve dire che per non contrarre dei mutui comunque abbiamo svenduto quello che era il patrimonio comunale. Noi abbiamo venduto una farmacia comunale che mai nessun'altra amministrazione abbia mai fatto. Farmacia comunale, prima perizia, 890.000 euro, venduta a 451.000 euro. Quindi è pur vero che non si sono fatti mutui, ma è pur vero che il patrimonio comunale è stato venduto. E non sappiamo, quindi non abbiamo avuto, insomma, chissà quali grandi benefici dalla vendita della farmacia, 451.000 euro. Non sappiamo, insomma, in che maniera. L'assessore deve dire pure un'altra cosa, deve pure dire che questa amministrazione, da quanto si è inserita, ha potuto beneficiare di tributi di anni passati, e mi riferisco all'IMU. All'epoca era ICI sui terreni edificabili. Intretanto gli anni pregressi, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ora non ricordo bene. Quindi sono queste le cose che si devono venire a dire. Io avrei voluto, insomma, una relazione più dettagliata da parte, insomma, anche dell'assessore al ramo ambientale, nel dire che comunque noi siamo passati da una spesa di 498.000 euro nel 2012 a una spesa di quasi 900.000 euro nel 2014. Questo aumento così sproporzionato è dovuto solo ed esclusivamente all'aumento delle tariffe o c'è dell'altro? E questo io credo che è ciò che avrebbero voluto ascoltare pure i cittadini. E quando mi riferisco alla qualificazione della spesa, perché un dato mi è emerso subito alla vista. Adesso noi nel 2012 abbiamo speso 62.000 euro e 400 euro per il servizio idrico integrato, quindi significa per la questione, insomma, servizio idrico.
l'annaffiamento, tutte queste sicuramente si riferisce alla piazza. Nel 2014 prevediamo 102.000 euro, cioè quasi 100.000 euro per il servizio idrico. Cioè, ecco perché dico. E poi magari il sindaco ha detto una cosa che prima, perché atteneva alla sicurezza. Io quest'estate ho avuto delle serie difficoltà a circolare all'interno dell'abitato di Palagianello. È mai possibile che non si è prevista la possibilità di avere degli ausiliari del traffico, stanziando magari 1.000-2.000 euro per fare delle multe? Sono rimasto bloccato per un sacco di tempo, creando disagio. E questo è accaduto solo a... E non voglio fare una polemica, davvero, non voglio assolutamente fare una polemica, perché sono dispiaciuto che è accaduto questo nel comune in cui vivo. L'ho attraversato di tutti i comuni. Queste circostanze così lacunose si sono verificate solo ed esclusivamente a Palagianello. E poi veniamo a dire, devo, insomma, perché i vigili urbani alle 9 finiscono, le ausiliarie del traffico si sono previste anche negli altri anni. Quest'anno invece nulla di tutto ciò. Palagianello è diventato un paese indisciplinato, per incultura nostra dei cittadini, per maleducazione, ci mancherebbe altro, anche questo, me lo riconosco il primo. Però come amministrazione che cosa si è fatto per redarguire questi comportamenti che creano disturbo e disagio? E poi veniamo a stanziare 100.000 euro per innaffiare la piazza. Cioè, ecco perché quando parlavo di qualificazione della spesa a che cosa mi riferivo. Le difficoltà, certo che ce l'abbiamo. Colpe dei governi, l'ho condiviso quello che ha detto l'assessore, ci mancherebbe altro. Ma di fronte a tutto questo avrei, insomma, voluto una qualificazione più accurata. La questione della TASI è un'imposta dovuta, ma altri comuni comunque hanno previsto delle esenzioni che sono state più volte da noi anche richieste. E non sono state accettate, anche perché non è che la richiesta è della minoranza e ne beneficia la minoranza, non è assolutamente quello. Ecco perché quando si parla di qualificazione, ecco perché quando si parla di sviluppo, io credo che l'amministrazione oggi ha il dovere più che mai di vedere quelle che sono le potenzialità che ha a disposizione e di vedere come farle partire. Cioè, l'appello che faccio è rivedete questi dati, perché non si possono spendere 100.000 euro e non prevedere magari 10-15.000 euro e fare un pozzo. Cioè, ma è possibile? Abbiamo speso 62.000 euro e ne stiamo prevedendo 100.000. E poi, cioè, non abbiamo voluto mettere un pulmino per accompagnare i bambini la mattina dal Marconi al Settembrini. E sto parlando di cifre irrisorie, sto parlando di qualche migliaio di euro. No, non è al giorno, non è assolutamente al giorno. No, non è al giorno. Siccome sono nel settore, conosco pure bene prezzi e tariffe, non si tratta di 1.000-2.000 euro al giorno. Quindi, insomma, un'altra cosa che, insomma, che ho ascoltato e sono rimasto dispiaciuto che sia stata detta. Quando l'assessore ha detto, noi questo bilancio l'abbiamo partorito con i sindacati. Cioè, ma è possibile che si ascoltino i sindacati e non si ascoltino i partiti? A livello nazionale ascoltano sindacati e partiti. Ed ecco perché poi vediamo quei volantini da parte di qualche partito che fino a qualche anno fa era in maggioranza, naturalmente estromessi da ogni discorso, quindi non lo dice solo la minoranza, lo dice anche chi in maggioranza siedeva insieme a voi. Sta lamentando quello che abbiamo lamentato, perché è grave che si dica abbiamo sentito i sindacati per il bilancio e non si sentono i partiti. Noi gruppi di minoranza, i partiti di maggioranza e di minoranza. Cioè, ripeto, non vogliatemi tacciare di polemica, non è assolutamente questo. Poi, ripeto, se diamo su posizioni diverse, si possono condividere o non condividere. Per quanto riguarda la questione dell'affidamento degli incarichi, io non lo so se questa delibera alla luce del documento che lei ha letto, Presidente, di dimissione del dirigente debba essere rivisto, perché la delibera è del 22, il documento del dirigente è del 29, non lo so se, insomma, le dimissioni del dirigente possono rendere necessari ulteriori incarichi per dare avanti.
Io apprendo qua stasera e avrei preferito. Noi abbiamo portato una proposta di delibera, che è quella degli affidamenti degli incarichi ad esterni, che è del 22 settembre. Siccome, se non mi pare di aver ascoltato male, la lettera di dimissione dell'ingegner Nardelli, al quale va anche da parte nostra il nostro ringraziamento, è postuma a questa proposta di delibera, non lo so se si rendono necessari ulteriori incarichi. Quindi io prendo stasera dal Consiglio Comunale le dimissioni di un dirigente in piena fase, naturalmente sono affari personali, insomma, non c'entra motivazione, però l'amministrazione con il PUG in così evoluzione, con i PUE in fase di approvazione e quant'altro, avrei preferito che si fosse venuti qui stasera a dire: il dirigente è vero che si è dimesso, però abbiamo intenzione di fare questo. Nel frattempo comunque, cioè di tenere congelato, insomma, la postazione affidando così come è stato fatto, oppure abbiamo già intenzione di rimpiazzare la figura con un altro bando, un altro incarico e quant'altro. Cioè questo sarebbe stato qualcosa che avrei voluto ascoltare, ma quanto io, quanto tutt'al più i cittadini che stanno attendendo l'approvazione dei PUE. Quindi, per quanto riguarda il regolamento sull'approvazione della tassa, io non lo so, ripeto, non voglio fare anche qua una polemica, se si può fare una modifica nell'anno in corso all'approvazione stessa o se si deve aspettare l'anno successivo. Questo non lo so, però naturalmente se c'è il visto da parte del revisore sicuramente sarà stato controllato, insomma, sarà pure mia cura verificarlo per quanto mi riguarda. Grazie consigliere Marinelli. Chi chiede di intervenire? Per replica? Non ci sono altri interventi? Assessore Gaspare, prego. Presidente, la imploro di mettere alla votazione. La imploro di mettere subito ai voti. Bilancio, grazie. Sì, no, sindaco, no, vabbè. Al di là di questo, so che qualche juventino me lo sono tirato dalla mia parte, so che deve andare, ma ad ogni modo, no, vabbè, rapidamente, perché anche nella relazione, poi lascio la chiusura al sindaco. Io probabilmente sarò stato carente, ammetto di essere stato carente o generico nell'aver detto come siamo giunti alla redazione del bilancio. Faccio finta che sia così, prendo atto. Però poi è chiaro che l'opposizione, o meglio parte dell'opposizione, il componente che mi dispiace, vabbè, ad ogni modo, siccome sono abituato a parlare in faccia, quindi dico, sollevava delle questioni, ha detto che ha anche ascoltato il comizio, secondo me era distratto, a mio avviso era distratto quando ascoltava il comizio, perché soprattutto ha detto che non sono state dette alcune cose, invece sono state chiarite anche nel comizio alcune cose da parte del sindaco. Ma ad ogni modo, lui diceva, avete beneficiato di ICI arretrata quando si fanno gli accertamenti. Non c'è proprio una proporzione tra quelli che sono gli arretrati dell'ICI e gli arretrati dei debiti fuori bilancio che questa amministrazione ha pagato, perché se si dice una cosa bisogna dire anche l'altra. Così come ci sono delle entrate arretrate, ci sono dei debiti fuori bilancio, e ogni anno vi ho annoiato nel dire debiti fuori bilancio, e io mi auguro che le future amministrazioni potranno quasi non avere per nulla questi danni per la comunità, quindi è chiaro che io ho difficoltà a capire le proposte, anche dove stanno. Noi l'avremmo fatto pure male il bilancio, ma le proposte dove sono? Noi abbiamo detto e ci siamo presi la responsabilità del perché introduciamo certe cose, ma io continuo a non ascoltare una sola proposta, tranne
dei flash, dire io mi sarei aspettato, e vabbè, uno se sogna la notte non ci posso fare nulla io, evidentemente bisogna lavorare, noi crediamo, e l'abbiamo dimostrato di aver lavorato, trovato degli equilibri, ma ho sentito cose, qualificazione della spesa, paese indisciplinato, non sono cose che hanno un filo logico e coerente nelle cose, parliamo in qualità di operatore privato, che abbiamo notato alcune cose, di amministratore, di bilancio, di ordine pubblico, e allora a me piace fare ordine, bisogna parlare di tutto, un consigliere comunale può parlare e ha facoltà di parlare di tutto, però se stiamo al tema del bilancio, a me piace, mi sarebbe piaciuto ascoltare osservazioni di carattere finanziario, tributario, di programmazione, io ascolto sempre quello che non va, e va bene, noi invece non dobbiamo dire quello che non va, noi siamo chiamati a fare, poi sono sempre i cittadini che dicono se facciamo bene o facciamo male, ma dobbiamo fare, purtroppo a noi non compete dire quello che non, sì, pure io ho fatto una scarrellata di cose o di provvedimenti negli anni che non, pure io ho fatto degli auguri a me e a tutta la, il Consiglio Comunale che si possa arrivare un giorno ad approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, così parleremo per forza di cose di programmazione e non, e qualcuno a partire da noi non avrà più le da giustificarsi nel dire che parliamo di un preconsuntivo, è più attaccabile un'amministrazione in questo senso, e quindi anche l'opposizione sarebbe ancora più agevolata nel dire a dicembre avete detto che durante l'anno dovevate fare tutto questo e non l'avete fatto, quindi lo dico come augurio a me oggi che sono in veste di maggioranza e a chi oggi è in veste di opposizione, perché poi le cose nella vita cambiano, è chiaro che ognuno si può trovare a seconda delle posizioni a dire delle cose, quindi io credo che ribadisco, Presidente, che per quello che ci riguarda questo è un bilancio meritevole di approvazione ed accoglimento. Lascio la parola al Sindaco per alcuni chiarimenti. Grazie, Assessore. Ha chiesto di parlare il Capogruppo Giovanna Gasparre, prego. Grazie. Allora, forse si è un po' generalizzato magari per il discorso dell'accorpamento dei punti. Però è logico che in merito a un bilancio anche io potrei fare un bilancio alternativo propositivo a quello attuale. Che vuol dire? Effettivamente mi trova concorde il consigliere Marinelli. Anche io spesso, l'ho ribadito in altri consigli comunali, ritengo non superfluo, eccessivo e dannoso alle tasche dei cittadini una somma di preventivata addirittura per 100.000 euro, ma che già lo scorso anno abbiamo visto aumentata di 40.000, quindi per un totale di 60.000, per la spesa dell'acqua pubblica, che è ovvio che con l'inaugurazione, quindi con il rifacimento della nuova piazza, è stato spesso, come penso che sia evidente, associato all'irrigazione dello stesso manto erboso. Voglio dire, questa non deve essere una polemica, questo deve essere un invito, come ho ribadito altre volte, a fare, come mi era stato preannunciato, una cisterna di raccolta d'acqua. Ma questo doveva essere preventivato, assessore Gaspare, già prima di fare la piazza, perché penso che qualunque persona, qualunque cittadino, non tecnico, sto parlando di cittadini che non conoscono nemmeno la materia, prevedano che effettivamente per la manutenzione, perché è giusto che una bella piazza sia curata, porti delle spese relative a questa manutenzione. Quindi questo va sottolineato, in questo dobbiamo intervenire, ma me lo auguro perché penso che sia il bilancio, l'economia che ciascun cittadino fa a casa propria. Cioè, il prevedere un ottimo risultato senza pensare però all'efficienza di ogni singola attività è questo lo sbaglio, è in questo che dobbiamo migliorare come bilancio. Che poi in un bilancio siamo pienamente d'accordo che è fatto da entrate ed uscite, queste entrate si devono compensare quantomeno per non creare addirittura scompensi.
Mi rendo conto che la tassa serve a creare delle entrate. Ci sono comuni che l'hanno, sono esenti, ma sappiamo benissimo che comunque magari la fanno rientrare in altri modi. Io sono oggettiva su questo. Non è una critica, non è un rimprovero, non è una polemica. Però se viene stanziato in un bilancio, faccio un altro esempio, dei soldi, dei costi per il rifacimento delle strade, e le strade sono piene di buche, io vorrei una spiegazione a questo. Cioè almeno garantiamo dei servizi. Il cittadino vuole pagare, ammesso che voglia pagare, rendiamoci conto che vuole anche il servizio adeguato. E comunque, dato che sono stati stanziati questi soldi in bilancio, ci auguriamo, cioè, che effettivamente questi servizi vengano dati. Ripeto, io penso che non sia facile stilare un bilancio, me ne rendo conto proprio perché bene o male le competenze sono da me acquisite, però una maggiore oculatezza ai problemi e alle circostanze all'ambito del paese. È vero anche che quest'anno è stata confermata l'IRPEF dell'anno scorso, ma perché effettivamente lo scorso anno era stata aumentata di un punto percentuale, ed è ovvio che, come diceva l'assessore Gaspare, l'IRPEF incide sul netto di ciascuno stipendio, di ciascun cittadino che viene tassato ogni giorno, perché da busta paga è facile tassare il proprio reddito. Questi sono i punti all'ordine del giorno. Si è fatto un po' una carrellata perché, ripeto, sono stati un po' accorpati. Spero di non essere stata generica e aver almeno sollevato o chiarito qualche punto. Grazie. Grazie consigliere Gaspare, ha chiesto di intervenire l'assessore Borracci. Prego assessore. Allora, vorrei informare la consigliera Gaspare prima e i cittadini tutti che non solo abbiamo preventivato il problema dell'acqua, abbiamo già fatto il pozzo e l'abbiamo pure collegato. E se, non il pozzo, e se il pozzo non è stato fatto prima è perché abbiamo aspettato quasi 2 anni l'autorizzazione del Genio Civile. Purtroppo noi siamo soggetti ad autorizzazioni di altri enti, così come aspettiamo le autorizzazioni da parte della Regione per quanto riguarda gli altri comparti del PUG, e i due che erano di nostra competenza li abbiamo già approvati. E la stessa cosa è stata per il pozzo, però la voglio tranquillizzare, il pozzo è già collegato. Quindi non ci saranno più. Il pozzo è stato fatto, glielo dico, il pozzo è stato fatto nella dove c'è la Casa della Salute, è stato già fatto, è stato già collegato, quindi il pozzo è in funzione, diciamo. Quindi non è stata una previsione che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto, realizzato e messo in funzione. Grazie assessore, ha chiesto di intervenire l'assessore Mappa. Prego assessore. Allora, io per rispondere invece all'intervento che ha fatto poc'anzi l'intervento del consigliere Marinelli, vorrei dire anche che in questi anni, visto che si è previsto un aumento di quello che era il servizio di raccolta dei rifiuti, vorrei dire che in questi anni comunque c'è stato un aumento dell'IVA, un aumento del carburante, un aumento di pagamento di CISA in discarica, un aumento di riparazione mezzi, perché i mezzi si guastano e comunque tutto in mano al comune, una spesa del personale. Tutto questo fa lievitare la spesa, come ben sa, a quelle cifre. E comunque dobbiamo pensare che la scorsa settimana, con i due dirigenti, sia alle finanze e sia comunque all'ambiente, ci siamo recati verso Martina Franca per, adesso lo dico in consiglio comunale, per far sì che parti la gara per l'Aro,
e comunque si è verificato che comunque manca il comune di Mottola e quello di Pallagianello, perché stiamo facendo delle verifiche in quanto il bando deve partire. E comunque noi vogliamo, prima di capire tutta questa situazione, vogliamo assicurare la cittadinanza e soprattutto l'amministrazione, che comunque pensa al futuro, di poter intervenire bene e comunque avere a portare la raccolta differenziata per questa collettività, che significherebbe dare un servizio maggiore. E lei, consigliere Marinelli, me la deve far passare questa. Quello che dice che la differenziata costa meno non è vero. Non è vero, no, non sto dicendo a lei, quello che dice che la differenziata costa meno non è vero, perché è stata solo, e dico, e mi prendo le mie colpe, non l'amministrazione, mi prendo le mie colpe. Tutto è derivato da due cose: ambiente salutare per i cittadini e aumento di servizi, che comunque vanno a carico dei nostri contribuenti, quindi sono spese che vanno a pagare i nostri cittadini. Questa è stata una campagna per l'ambiente, per vivere in un ambiente più salutare, ma ci costano di più perché c'è un aumento di operai, c'è un aumento di mezzi, c'è un aumento di valorizzazione del territorio, di servizio. E questo significa dare il servizio al cittadino, questo significa farlo pagare, questo significa la raccolta differenziata, perché in quella seduta non c'era solo il comune di Pallagianello, c'erano altri comuni di cui il comune capofila di Martina, il comune di Mottola, il comune di Statte, il comune di La Terza, dove anche loro in questi anni hanno visto lievitare le loro spese. Il comune di Palagiano, vediamo un esempio, dai dati che ci abbiamo, paga 2 milioni e 600 mila euro avendo un servizio esternalizzato e apportare un servizio ai cittadini. Questo dobbiamo dire. Questa è la verità, dare un servizio ai cittadini, dare un servizio migliorativo. E noi quello che stiamo creando, e comunque dobbiamo prima fare i conti a casa nostra per poter comunque portare prima un paese a dei livelli di raccolta differenziata migliorativi e soprattutto puliti per i nostri cittadini. Grazie. Grazie Assessore. Capogruppo Antonicelli ha chiesto di intervenire, prego. Grazie Presidente. Io sarò meno tecnico perché io con i numeri ho poca confidenza e quant'altro, però credo che l'Assessore Gasparre abbia dato ampia risposta e respiro a quello che è la lettura di un bilancio. Però quello che mi tocca innanzitutto sottolineare e valutare in questo bilancio è quello che questa amministrazione ha saputo ben contenere, quelli che sono gli aumenti e i costi che vanno un po' a incidere nel bilancio delle proprie famiglie e dei nostri concittadini, dove abbiamo voluto tutelare al massimo quelli che sono gli aumenti, senza farli magari troppo pesare, nelle diverse categorie anche di esercenti, mantenendo anche le stesse tariffe, ma interessa soprattutto guardare quello che abbiamo voluto, soprattutto mantenere servizi alle famiglie, ai bambini, all'istruzione, alla anche sicurezza di quello che avviene, dove avviene l'istruzione, garantendo servizi anche ben oltre quelli che sono, potrebbero essere anche le aspettative. Quindi perciò anche laddove c'è ancora e c'è la possibilità di leggere in determinati capitoli delle somme, e sinceramente io che ho a che fare con diversi comuni vedo soprattutto nei capitoli cultura zero, soprattutto nei capitoli cultura che provengono dalla regione, finanziamenti diretti ai comuni, quindi perciò questo significa che un'attenzione a quella che è l'evoluzione, un'attenzione a quella che è l'istruzione, un'attenzione a quello che è il servizio alle classi meno abbienti, alle classi più deboli, questa amministrazione ha saputo ben guardare e ben tutelare. Anche laddove determinati servizi o determinate utenze o determinati magari beni immobili o beni che magari potrebbero essere guardati, vanno anch'essi inseriti, poiché danno un ampio respiro a quello che è la tutela e lo sviluppo stesso di questo territorio. Quindi perciò l'assessore Gasparre ha saputo ben interpretare qual era la volontà di questa amministrazione, qual era il suo indirizzo, come camminare nelle linee guida affinché potessimo arrivare in questo bilancio di previsione dando l'ottimo a quello che è l'aspettativa di ogni singolo cittadino e di ogni singolo servizio che ci appartiene e che ci familiarizza in questo contesto sociale. Grazie Presidente. Grazie Capogruppo Antonicelli. Prego, consigliere Gasparre.
due numeri. Prima si parlava di raccolta differenziata, l'ha introdotto l'assessore Mappa. Perché si vuol far passare si parlava di raccolta differenziata, ha introdotto l'assessore Mappa al discorso della raccolta differenziata, sottolineando che non ci sarà un risparmio per i cittadini. Allora, io quello che volevo dire all'assessore Mappa è che siamo pienamente d'accordo che un discorso salutare e ambientale. Siamo pienamente d'accordo. Però perché far passare la raccolta differenziata come un costo? Cioè, questo è assurdo. La raccolta differenziata prevede meno smaltimento di rifiuti in discarica, questo deve essere chiaro. Stiamo parlando di rifiuti nobili che comunque vengono riciclati, vanno ad abbattere i costi dello smaltimento in discarica come rifiuto, come immondizia. E questa è la prima cosa. Seconda cosa, se la raccolta differenziata fosse partita nel momento in cui doveva partire, noi non saremmo stati nemmeno soggetti ad ecotassa. Questo penso che sia chiaro, ne avevamo già parlato. O mi sbaglio? Quindi un'altra tassa che graverà nelle tasche dei cittadini. Vabbè, ne diciamo che aumenteranno i costi. Io, se aumenta il costo del personale, io sono contenta. Perché vuol dire che effettivamente si è data la possibilità, come si è detto anche nella vostra campagna elettorale, di dare lavoro ad altri cittadini. Per me quello non è un costo. Ripeto, per me il costo è buttare una bottiglia di plastica, che è un bene nobile, che viene riutilizzato, riciclato e quindi non inquina, non danneggia l'ambiente, quindi il discorso ambientale, quindi impatto ambientale, ma anche impatto economico, perché, ripeto, non abbiamo un rifiuto, che non è rifiuto, ma è un rifiuto nobile, che può essere riciclato, in discarica. Punto 2, rispondo all'assessore Borracci che diceva forse i cittadini non sanno e non sa la consigliera Gaspar. È logico che non sappiamo che c'è stato questo pozzo, che è stato creato questo pozzo finalmente, perché ne avevamo parlato già un anno fa. Perché se io avessi letto in bilancio che il costo dell'acqua, dell'acqua per irrigare si fosse abbassato, allora non mi sarei posto il problema. Allora mi chiedo, perché in bilancio previsionale abbiamo un costo di 100.000 euro, si dovrebbe abbassare il costo della spesa dell'acqua? O no? Io queste sono le domande che mi pongo, e a questo punto, visto che non vogliamo passare per persone che non sanno, vogliamo che venga delucidato questo aspetto. Grazie. O quantomeno venga corretta la cifra che è scritta in bilancio previsionale. Grazie. Grazie, consigliere Gasparre. Sindaco, per chiusura, prego, sindaco. Vabbè, partiamo subito dal chiarimento essenziale e sostanziale da dare al consigliere Marinelli, perché giustamente sottoponeva all'attenzione del Consiglio questa proposta consigliare a riguardo di incarichi ad esperti esterni, che è un atto che esula dalla questione dell'incarico che verrà dato col 110, tant'è vero che la Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il piano occupazionale per l'anno 2014, e la Giunta prevede l'assunzione per mobilità esterna tramite avviso pubblico di un vigile urbano, e a seguito delle dimissioni date a luglio dall'ingegner Nardelli, la copertura di quel posto sempre con il 110. Da domani il sindaco firmerà l'atto che le mansioni per quanto riguarda l'urbanistica,
l'agricoltura, le attività produttive saranno trasmesse all'ingegnere Orazio Milano fino a quando non si consumerà l'avviso pubblico attraverso l'assunzione del 110. Quindi, no, il 110 è l'incarico ad intuite persona, che non c'entra niente con quello che stiamo approvando oggi, mentre il vigile urbano per mobilità esterna. Gli uffici hanno già attivato la procedura prevista per legge, cioè vedere in regione se ci fosse la richiesta, la mobilità da parte di vigili urbani interessati, quindi in eccedenza. La Regione Puglia ha detto che non ci sono e quindi si passa all'avviso pubblico per mobilità esterna di un vigile urbano. Mentre il punto che noi stiamo provando questa sera riguarda quelle consulenze su ricerca e studi da dare all'esterno. Detto questo, io voglio essere veramente molto ma molto breve, perché si fa spesso populismo non sapendo di, secondo me, di che cosa si sta parlando. Io spero che, consigliera Gasparre, che l'anno prossimo paghiamo meno rispetto all'anno 2014 a riguardo al servizio idrico, però lei è consigliere comunale di opposizione e che quindi ha la facoltà rispetto a tutti gli altri cittadini di leggere gli atti. Vengono prodotti dei termini dall'organo gestionale su indirizzo politico dell'amministrazione comunale e potrà controllare, verificare, visionare che il comune di Palagianello impegna una spesa, così come ha fatto per i lavori del pozzo artesiano, e poi liquida il lavoro all'impresa che ha realizzato. Quindi non può un consigliere comunale dire io non so, noi non sappiamo, perché il consigliere comunale, anche attraverso l'albo pretorio online, può tranquillamente vedere quello che accade al comune di Palagianello. E poi non si può dire nemmeno che non viene, come dire, definito un costo l'impiego di personale nel servizio ecologia. Noi abbiamo approvato un piano economico e finanziario nel quale ci sono tutti i costi rinvenienti per quell'attività. Quindi anche il costo del personale fa parte del servizio ecologia. E poi lei mi fa un esempio, dice no, è vero, ci sta l'abbattimento dei costi, ci saranno meno rifiuti in discarica. Ma gli altri rifiuti nobili vengono portati ai centri di compostaggio? Si subiscono dei costi? Credo proprio di sì. Cioè, nel senso che, comunque sia, il servizio ecologia ha un costo. Non possiamo dire che non ha nessun costo, perché comunque sia c'è il costo per i rifiuti che andranno in discarica e i costi per i rifiuti nobili che saranno portati ai centri di compostaggio dell'umido, del cartone, del vetro, della plastica e quant'altro. Poi il CONAI, che in quello studio ha previsto delle entrate per i comuni, sono sempre ipotesi di entrata. Quindi io non voglio illudere il cittadino, perché non posso permettermelo e nemmeno lei se lo può permettere, di dire che ci deve stare per forza l'abbattimento dei costi sulle bollette, quindi sulla tariffa, in questo caso della Tari. Pertanto io eviterei di fare populismo anche per quanto riguarda, come dire, di avere maggiore oculatezza per le buche delle strade. 2 anni, ha detto l'assessore Borracci, per ricevere il parere da parte del Genio Civile. Molto spesso le amministrazioni comunali, tutte, si trovano ad un bivio di scelta, no? Noi per esempio, invece di, e lo posso anche dire, che invece di spendere soldi per riparare una buca, per me è stato importante spendere dei soldi 2 volte per il generatore a Monte d'Oro, per consentire a quei cittadini di avere acqua e fogna. Allora, per me è più importante quello rispetto a riparare una buca, che è sempre molto importante avere le strade per quanto riguarda la viabilità in un certo modo. E poi, altre 2 cose e concludo,
Per quanto riguarda la viabilità e il disagio che diceva il consigliere Marinelli, forse sicuramente nelle ore notturne e nelle ore di punta. Condivido il fatto che ci sia indisciplina, purtroppo non vuole essere una giustificazione né un mortificarsi ogni volta che viene fuori questo argomento. Il corpo di polizia municipale è composto da quegli elementi. Negli anni passati è stato ridotto ai minimi termini, portando 3 agenti di polizia municipale all'interno del comune. Invece oggi avremmo un corpo di polizia municipale con 8 persone, invece oggi ne abbiamo 5, compreso il comandante, e purtroppo alcune volte ci troviamo con un solo vigile urbano a fare servizio. Sono convinto e spero che l'ingresso di un nuovo vigile urbano possa, come dire, far ruotare anche attraverso i turni dei vari agenti di polizia municipale e quindi fare servizio in coppia in maniera tale da tenere sotto controllo le vie principali, perché sono convinto pure che non ci vuole tanto a tenere libere le strade, ce ne faremo carico. E poi l'altra cosa, e concludo, che quando qualcuno dice Motto l'ha fatto in un modo e Palagianello in un altro riguardo della Tasi, io inviterei tutti quanti ad andare a controllare quanto di IMU pagano a Mottola rispetto a Palagianello, e quindi credo che il tutto può essere tranquillamente controllato. Quindi pertanto io, diciamo, facendo seguito a quello che è stata la relazione dell'assessore Gasparre, quando ha detto che tale bilancio veramente merita approvazione, anche perché dopo tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi e le difficoltà incontrate, credo che merita davvero approvazione, che questa amministrazione comunale debba andare avanti nel suo lavoro. Grazie. Grazie Sindaco. Allora mettiamo ai voti i punti all'ordine del giorno. Prego, ma me lo chiede per dichiarazione di voto. Senta, Marinelli. L'intervento è chiuso. Se lei vuole intervenire per dichiarazione di voto, il regolamento lo permette. Passiamo ai voti. Punto 3 all'ordine del giorno. Dobbiamo votare punto per punto. Articolo 172,1 lettera C del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Verifica della quantità e qualità di aree fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie. Esercizio finanziario 2014. Chi è favorevole è pregato di votare. 8 favorevoli. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? Nessuno. Il punto è passato a maggioranza. Chiedo che lo stesso venga reso immediatamente eseguibile. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? Nessuno. Punto numero 4. Linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi ad esperti esterni. Approvazione programma per l'anno 2014. Chi è favorevole? 8 favorevoli, chi è contrario, 2, chi si astiene, nessuno. Si chiede che lo stesso venga reso immediatamente eseguibile. Chi è favorevole? 8, chi è contrario, 2, chi si astiene, nessuno. Punto numero 5, appendice all'allegato A del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? Nessuno. Il punto è... Un contrario, un astenuto.
un contrario, un astenuto al punto 5. Si chiede che lo stesso venga reso immediatamente eseguibile. Chi è favorevole 8, chi è contrario nessuno, 1, chi si astiene 1. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Conferma addizionale comunale IRPEF per l'anno 2014. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? Nessuno. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità dello stesso punto. Chi è favorevole? 8. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? Nessuno. Punto 7. Approvazione bilancio annuale 2014, pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale programmatica 2014. Chi è favorevole? 8. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? Nessuno. Mettiamo i voti il punto 7 per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 8. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? Nessuno. Passiamo inoltre al punto numero 8 all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento comunale di igiene e sanità pubblica. Relatore del presente punto è l'assessore Borracci. Prego, assessore. Buonasera, buon lavoro. Allora, anche qui chiedo l'unificazione dei due punti, essendo uno e l'altro propedeutici i due punti. Sono tutti e due regolamenti, ma sono propedeutici uno all'altro, quindi chiedo l'unificazione dei due punti. Con un'unica discussione e votazione separata. Ok, vai. Chi chiede di intervenire? Metti a voto la proposta. Allora, c'è la proposta dell'assessore. Unificazione dei punti con votazione separata. Borracci di. Non, siccome ho seguito. Chiedo l'unificazione dei due punti, essendo propedeutici uno all'altro, con votazione c'è separata. C'è la proposta dell'assessore Borracci di unificare i due punti, 8 e 9. Chi è favorevole? 8. Chi è contrario? Unanimità. Allora, prego assessore per la relazione di questi due punti. Allora, per dare esecutività ai piani di attuazione per quanto riguarda lo strumento urbanistico, praticamente noi già nel marzo 2013 abbiamo approvato una bozza del piano per quanto riguarda le modifiche alle edilizie riguardo alle altezze per le fabbricazioni. Dopo aver fatto quella riunione quella commissione, abbiamo mandato la rendicontazione all'ASL per avere un parere, perché naturalmente doveva essere corredato di parere dell'ASL, e l'ASL ha scritto al Comune di Palagianello che affinché si potessero abbassare le altezze nell'ambito delle concessioni edilizie per quanto riguarda i comparti A e B, e noi aggiungemmo all'interno di quella riunione anche le zone E e E1, dovevamo dotarci di un piano di igiene, di un regolamento di igiene e sanità pubblica. Abbiamo dato mandato al dottor De Carlo per quanto riguarda la redazione di questo piano, ci è stato portato all'attenzione della maggioranza, il piano è passato nella commissione per regolamenti e statuti, e quindi naturalmente così si potrà dare esecuzione a quelle che sono le indicazioni che già nel marzo 2013 la maggioranza ha dato agli uffici tecnici. Quindi chiedo, così come è stato passato il piano all'interno della commissione regolamenti e statuti, di votare sia la commissione comunale di igiene e sanità pubblica sia il naturalmente
naturalmente il regolamento edilizio, l'aggiornamento del regolamento edilizio, anche perché questo piano di sanità pubblica potrà fare in modo che anche noi, così come andiamo nei comuni tipo Matera, tipo i comuni Polignano a Mare, dove vediamo che ci sono delle attività all'interno di locali che non hanno le altezze stabilite per legge, che sono di 2,80 m, potremmo avere la possibilità di poter svolgere queste attività connesse quindi alle concessioni che vengono non dal comune ma da enti esterni, in questo caso il parere sanitario. Grazie. Grazie assessore. Chi chiede di intervenire? Nessuno. Possiamo passare alla votazione. Allora, punto 8 all'ordine del giorno: approvazione del regolamento comunale di igiene e sanità pubblica. Chi è favorevole? 7 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 1 astenuto. Punto numero 9 all'ordine del giorno ed ultimo: modifiche ed aggiornamenti al vigente regolamento edilizio comunale. Approvazione definitiva. Chi è favorevole? 7. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 1. Il punto è approvato. Ok, grazie. La seduta è sciolta. Buonasera a tutti. Grazie.